soprattutto quando sto tornando da lavoro e non posso darvi le notizie che stanno arrivando in questi giorni. Che palle! Però insomma, ora mi muovo verso casa, però ho capito che ci sono notizie importanti per il level 5, per la level 5 che parteciperà al Tokyo Game Show 2023. Quando tornerò a casa vi darò notizie maggiori, quindi per voi sarà un secondo di pausa, per me saranno tipo 30-40 minuti, quindi ci vediamo tra poco. Sono via verso casa, c'è solo un problema però, che oltre a dare notizie, io dopo, mi sto cagando anche addosso, quindi insomma questa è diventata una questione di vita o di morte, queste notizie, che in realtà sono fondamentalissime, quindi trattieniti, Ivar, trattieniti. Arrivo! Per fare sta pagliacciata non ci ho messo un cazzo, quindi insomma sono sempre più un pagliaccio, grandissimi. Comunque, come potete aver visto già dalle news che stanno spopolando da già 3 ore, perché io sono tornato a casa all'1:30 in questo momento, stanno uscendo le notizie riguardo Level 5 che presenzierà al Tokyo Game Show 2023. Mi dispiace comunque per i rumori sottofondo, ma ragazzi fa un caldo della madonna, quindi sto col ventilatore. Passiamo subito alla prossima grafica che mostrerà appunto le notizie effettive, anche per quanto riguarda gli espositori e tutt'altro. Prima di tutto, cos'è il Tokyo Game Show? È uno degli eventi più importanti videogiochi giapponesi per quanto riguarda appunto il mercato giapponese. Vi ricordo che Level 5 punta parecchio, ma proprio parecchio, sul mercato giapponese. E possiamo già vedere che, insomma, stanno già mostrando qualcosa. Insomma, vi ricordo che i Business Day sono dal 21 al 22 settembre, mentre i Public Day, quindi i giorni dedicati al pubblico, sono il 23 e 24 settembre. Alexa, quando finisce l'estate? In Italia l'estate finisce sabato 23 settembre, per questo mancano 81 giorni. Quindi insomma le notizie per l'estate possono arrivare fino al 23 settembre e, essendo Level 5 uno degli espositori principali del Tokyo Game Show, vedete qua il logo, appunto qui il logo, anzi il poster che verrà esibito, insomma magari potremmo vedere appunto delle cose belle per quanto riguarda magari anche Inazuma Eleven Victory Road. E vi ricordo però di non puntare soprattutto su questo, ragazzi, perché non è ancora detta l'ultima parola. Vi ricordo che la data più plausibile in questo momento è il 22 di agosto, anche perché il 22 agosto uscirà un MV sotto hashtag Inazuma Memories, o comunque quello che cavolo è tradotto dal giapponese in poi, non so cosa effettivamente voglia dire quel kanji, dove appunto mostreranno fan art, illustrazioni eccetera, che vi ricorderanno appunto Inazuma Eleven. Sarete voi appunto a twittare sotto quell'hashtag e appunto ci penserà insomma Level 5 stessa a fare quel MV. Quell'MV potrebbe anche essere il punto focale di Inazuma Eleven Victory Road, ma vi ripeto, potrebbe, è plausibile, non è effettivamente certo. Poi qua nel caso vedremo comunque tutte le news che saranno dedicate ai diversi espositori eccetera, e per confermarvi che il Level 5 si presenterà appunto qua nel Tokyo Game Show, vi faccio vedere anche la lista degli espositori. Poi potrete vedere, ci sono tutti gli espositori che appunto verranno presentati nel Tokyo Game Show. Vedete, andiamo sulla L, Level 5, eccolo qua, Level 5. Ragazzi, dobbiamo solo aspettare. Per favore, prestate pazienza, perché è fondamentale avere pazienza in questo momento, ragazzi, soprattutto in questo momento storico di Inazuma. Inazuma punteranno parecchio su Inazuma, ne sono certo, insieme a Decapolis e Layton, ne sono certo. Però vi prego, vi scongiuro, portate pazienza e cercate di familiarizzare con l'azienda Level 5, perché non è stato un periodo facile e finalmente torneranno da protagonisti in un fottuto Tokyo Game Show, che è una delle fiere più importanti del Giappone a livello di videogiochi, anzi se non è la fiera più importante di videoludica. Ragazzi, questa è la notizia. Ragazzi, ci vediamo prima possibile con un nuovo video, domani con 2 live molto probabilmente, quindi
Nel caso ci vedremo lì. Ricordo ai partecipanti del Fantinazuma che oggi pomeriggio alle 4, quei 10 partecipanti appunto che ci saranno per Fantinazuma, oggi pomeriggio alle 4 sul gruppo Telegram che vedrete in descrizione, ci sarà appunto l'asta del Fantinazuma. Gestirò io l'asta del Fantinazuma. Mentre per quanto riguarda voi che magari non siete ancora iscritti o comunque non abbonati o comunque non siete ancora nel canale dei Ruse Boys su Telegram, io vi invito a entrare nel gruppo Telegram dei Ruse Boys e nel canale Telegram dei Ruse Boys, perché lì, insomma, forniremo tutte le notizie in tempo reale, ok? Tutte le notizie in tempo reale le vedrete lì, insomma. Poi ci saranno i video che però saranno fatti un'ora, due ore dopo, anzi in questo caso pure quattro ore dopo. Mi dispiace moltissimo per il ritardo, però capitemi, ero lavoro. Ragazzi, ci vediamo. Ciao a tutti.